Eccoci qui, cari amici di Teleprima, siamo al Palavignola per Golden Tulip Volato 2.0, Caserta Bartoccini, Gioiellerie Perugia. Vi stiamo raccontando una gara che al momento non ci sta sorridendo, 2-0 il computo dei set a favore di Perugia, della capolista di questa pool promozione che si avvia praticamente verso la promozione in serie A1. Una gara molto delicata, l'abbiamo detto, perché è l'ultima chance la Volalto per conquistare la terza fase, quindi i playoff per il sogno A1. C'è ancora almeno, e sottolineiamo almeno, un altro set da disputare. A servizio Elisa Cella, a eccezione della numero 3 Eleonora Bruno, e l'attacco ben murato da Meli Repice. E ancora un altro muro Dalia Repice, e dice no a Perugia, ci pensa Melli in pallonetto. E ora la potenza di Matuškova, che però decide di andarci ancora in pallonetto, e va benissimo proprio perché la numero 9 Ilaria De Michelis non ci arriva. Conquista così il primo punto in marca rosanero. Dentro ancora Marianna Maggipinto, la nostra numero 8, va a difendere la sua porzione del Taraflex. Ed ancora un servizio per il capitano Elisa Cella, ed è l'ace proprio lì nell'angolino dove nessuno può arrivare. Tutta la squadra, tutta la Volalto adesso è sulle spalle del suo capitano, particolarmente sostenuta dai tifosi sugli spalti e dal manicomio accanito. Buona difesa di Perugia, muro singolo di Giulia Melli e Ludovica Dalia allunga un po' troppo la palla. Teresa Matuškova bruciandole praticamente la ricezione, terminando e spegnendosi così out 2-1. E le nostre ragazzine importantissime asciugatrici stanno facendo un ottimo lavoro, carinissime davvero, molto operative. Luisa Casillo al servizio, la fortissima centrale della Bartoccini per Elisa Cella. Vittoria Repice infrange la palla sul muro singolo di Perugia e si va a riprendere la sfera perché tocca a lei questo servizio. 3-1. Vediamo a chi sarà indirizzato dopo le indicazioni di coach Bracci. Ci pensa Laura Frigo, che conquista così il quarto punto della Volalto. Lo sguardo di intesa tra Alessia Ghilardi e Vittoria Repice, con il nostro super libero che va a caricare la compagna. Una buona difesa di Perugia, la fast ben difesa però dalla Volalto. Giulia Melli, super elevazione, si va a prendere il punto, quinto punto della Volalto. Anche gli applausi ed anche la mia voce. Ancora Vittoria Repice al servizio, con il solito incitamento di Alessia Ghilardi. Grande concentrazione per lei. Ancora una buona difesa di Perugia. E l'attacco della numero 12, Giulia Pascussi, va proprio lì dove non c'è nessuno a difenderlo. Qualche indicazione c'è la Dalia. E al servizio va Perugia. Buon inizio di terzo set per la Volalto 2.0 Caserta, che per adesso deve dimostrare che comunque può riaprire questo match. Nel mentre parliamo c'è la doppia di Ludovica Dalia e Perugia si rifà sotto dopo aver avuto 4 punti di vantaggio. Siamo già 5-3. Siamo 5-4 con il muro di Giulia Petrelli.
abbiamo tutto e siamo, abbiamo solamente un punto di vantaggio sulle nostre avversarie. Melli, Dalia, buono questa fast di Laura Frigo, siamo 6-4 e al servizio ci va la nostra palleggiatrice Ludovica Dalia, palla chiamata in uno e invece va out. Qualche errore di troppo anche della nostra palleggiatrice. Melli, Dalia, Frigo, non chiude, De Michelis per Smirnova, recupera palla Frigo, Dalia ancora lei per Matuskova che può solamente appoggiare, pipe, Maggi Pinto, Dalia ancora per Matuskova, fuori banda, buona la difesa di Perugia, buonissimo l'intervento di Maggi Pinto, palla dietro per Melli, ancora una palla non proprio eccezionale di Dalia. Buona la difesa di Matuskova, ancora De Michelis, si gioca, pallonetto. Che peccato, che peccato. Perché Frigo su quel pallone non doveva arrivarci, visto che c'era la copertura della propria compagna di squadra, riesce solamente a toccarla. Il pallone poi va a spiazzare le proprie compagne di squadra. E dopo il 5-1 di Caserta arriva il 5-1 di replica di Perugia che ci porta sul risultato di 6-5. Maggi Pinto, Dalia, la difesa di Perugia regala il punto a Caserta, siamo 7-6 e al servizio c'è la nostra schiacciatrice Giulia Melli. Battuta in salto per lei, palla che tocca il nastro, De Michelis, Pietrelli sta facendo male al muro e alla difesa rosanero. Palla che attraversa il muro che riesce solamente a toccare. 7-5. Melli, Dalia per Matuskova. Ancora una palla solamente appoggiata perché Matuskova non può attaccarla. Manca ancora l'intesa tra Dalia e Matuskova. Lo si sta notando anche in questo secondo parziale. Matuskova, palla out, anzi prima era Celle che ha attaccato, adesso è Matuskova che ha regalato con questo suo attacco out il primo vantaggio del set alla Bartoccini Gioiellerie Perugia. Si arresta ancora una volta un grande inizio set della Volalto 2.0 Caserta, ancora una volta Perugia non ha mollato la presa, ha saputo sfruttare gli errori della Volalto che continuano ad essere copiosi. Forse non ne abbiamo mai visti così tanti in un unico set o in un'unica partita. Cambio per Coach Bracci che richiama nella mischia Alessia Ghilardi ed in panchina Giulia Melli per aumentare proprio le percentuali di ricezione. Questa battuta della numero 1 Luisa Casillo lo fa egregiamente Marianna Maggi Pinto. Ancora tanta tanta fortuna per Perugia che anche quando non riesce in una difesa al top sa come fare. Senza discorso per Elisa Cella che frange il suo attacco sulle mani scomposte del muro avversario e conquista così il nono punto della Volalto, nuovo vantaggio. Al servizio Laura Frigo per il libero al numero 3, Eleonora Bruno qualche difficoltà
E l'attacco della numero 2 Giulia Pietrelli, che trova il muro singolo scomposto di Teresa Matuškova. La palla che filtra tra le sue mani e direttamente poi in out. La numero 11 Irina Smirnova, che tanto sta facendo male proprio alla nostra squadra. Ancora una buona difesa di Perugia, che riesce a spedire comunque la palla dall'altra parte del Taraflex, ma così come suggerisce il resto, la volante è lenta e macchinosa e riesce comunque a conquistare un punto importante, il 9-10, può dare il via alla rincorsa, perché si tratta nuovamente di rincorrere. Matuškova, Rossi al servizio, tutto potenza e precisione. Il via del primo arbitro Alessandro Pietro Cavalieri di Lamezia Terme, e questa volta è ottimo. E così come ottimo il muro Epice. Gli applausi sono tutti per lei, così come il 10-10, una grande reazione di carattere per la volante 2.0, che alza la voce. Ancora al servizio Matuškova, ma la conosciamo la sua battuta, che si frange praticamente contro il libero di Perugia, con gli avversari che riescono però a tenere la palla in gioco. E questo è un gran punto di Ludovica Dalia, che ci ha abituato a conquistare questi punti così. Sorride coach Bracci. Puška carica ancora Matuškova per il suo servizio, che ha messo in difficoltà Perugia nella difesa dello scorso punto. Vediamo se lo farà anche ora. Completamente sbagliato. Out. Super out. Extra out. Diciamo che l'altra volta dovevamo andarla a prendere al campo di calcetto, che sta qua dietro, se ci fosse stata solamente la porta aperta. Comunque, giusto qualche secondo di risate anche per noi, che arriviamo da 5 sconfitte consecutive, da 2 set persi. Però bisogna crederci. Cella. Cella c'è, come dice anche il nostro speaker. Rientra in campo Giulia Melli. Scusateci anche per la voce che sta calando, ma siamo 12 Caserta, 11 Perugia. Il nostro capitano al servizio, palla chiamata in 6, è proprio lì che va la palla. Luisa Casillo fa male con questo primo tempo dietro, ma Cipinto può solamente pararsi il volto e si torna in parità a quota 12. Melli, la palla va a metà campo di Perugia ed è out, è in questa palla, scusate, Pascucci, che riporta avanti Perugia. Siamo 13 Perugia, 12 Caserta. Al servizio l'ex di turno, l'ex casertana Luisa Casillo. Ancora un bel tocco di seconda di Ludovica Dalia e siamo 13 pari. Al servizio Repce. Pipe di Smirnova. Il muro di Caserta è piazzato male e ne approfitta Smirnova con questa pipe, che vale il 14-13 per le ospiti. Al servizio c'è la palleggiatrice Umbra De Michelis. C'è la
messo male il piede, non è riuscita ad intervenire. Su questo pallone c'è l'ace per Perugia, ma in questo momento siamo in ansia per la nostra schiacciatrice che ha sentito un dolore e deve adesso lasciare il campo. A favore di Linda Giugovac, una distorsione alla caviglia probabilmente per la nostra Elisa Cella. Subito una ricezione non proprio perfetta di Giugovac, entrata al posto di Cella, e Perugia ha la possibilità di contrattaccare e di fare punto. Siamo 13-16. Con coach Marco Bracci che chiama time out anche per dare la possibilità ad Elisa Cella di poter rientrare in campo, visto che sembra sia pronta dopo le cure del nostro fisioterapista Beniamino Bruno. Ed è proprio così, visto che Elisa Cella prende la palettina per rientrare in campo. Sappiamo se subito o tra qualche scambio. Coach Marco Bracci sta cercando la palettina di Linda Giugovac, che infatti ritorna in panchina. Ed ritorna in campo la nostra guerriera. È il capitano, ma è veramente una che non molla mai. Elisa Cella. Proprio lei, Cella, difende Perugia. De Michelis per su Nelli. Perugia ha la possibilità di contrattaccare. Buona la difesa di Matuskova e buono il punto di Giulia Melli. La sua grinta in questo momento può fare la differenza ed è proprio quello che serve a Caserta. Siamo sotto di 2 punti, 14-16, e al servizio c'è la nostra palleggiatrice Ludovica Dalia. Si perde giusto qualche secondo per l'asciugatura del campo delle nostre ragazze del settore giovanile, che ringraziamo, e ringraziamo anche coloro che seguono le nostre bambine in questo percorso magnifico nella pallavolo. E al servizio Dalia. De Michelis, la palleggiatrice umbra. Buono l'intervento di Cella, ottimo l'attacco in diagonale di Melli, ma mezzo punto è di Elisa Cella, che con un intervento in difesa eccezionale ha dato la possibilità poi alla nostra palleggiatrice di alzare palla in 4 per Giulia Melli. Da meno 3 a meno 1 con Dalia al servizio. L'ace di Dalia. E ritorniamo in parità a 16. Alessia, basta poco poi. Sì, ma soprattutto una ventata di ottimismo, Ernesto. Ovviamente quando le cose vanno meglio, fare punto e vincere aiuta a vincere, no? Si dice in gergo sportivo. Ed anche le difese più complicate riescono bene, come questo gran punto di Giulio Velli e la super difesa di Marianna Maggipinto. Il gap è stato annullato, 17-16 per la Volanto, con coach Bovary che chiama il time out, preoccupato forse per la prima volta, la prima seria volta di questo match. Le indicazioni di coach Bracci
soprattutto per Matuškova, per Giulia Melli, Dovica Dalia, Laura Frigo, Vittoria Repice. Sta dicendo i movimenti da effettuare, sta spiegando come far male alla capolista, perché possiamo dire bisogna vincere questo set per avere ancora speranza, per portare a casa qualche punto. Bisogna farlo assolutamente ora, ultima chance, vantaggio, servizio di Ludovica Dalia e ancora ace! Ludovica Dalia che si sta riscattando di qualche errore di troppo visto in questi tre set, non siamo abituati a vederne troppi dalla nostra palleggiatrice, ne ha accumulati parecchi oggi. Con questo ace si sta facendo perdonare degli errori precedenti. L'attacco di Perugia smorzato da Laura Frigo e Giulia Melli che colpisce la numero 11, la tocca Laura Frigo e manda fuori tempo Ludovica Dalia che non riesce a prenderla ed è un vero peccato. Lo sa anche coach Bracci che sorride quasi beffardo alla sfortuna. Ma assolutamente c'è ancora una volta da rimboccarsi le maniche, possibilità di attacco, quindi bisogna difendere bene dal servizio. La numero 10, Melissa Donà. Lo fa bene Capitancella. Dalia chiama in causa Teresa Matuškova che ci mette tutta la sua potenza, la sua grinta e il suo carattere. Sul tabellone il 19-17 per la Golden Tulip Volalto, 2.0. Al servizio Giulia Melli, le indicazioni di coach Bracci, concentrazione. È la numero 13 della Volalto, qualche difficoltà per Perugia nella difesa di questa palla. Bravissima Marianna Mangipinto che riesce a tenerla in gioco. Ancora il muro, c'è la Frigo, ancora Marianna Mangipinto dalla seconda linea, Giulia Melli ed è il punto, 20-17. Azione che porta tutta la firma di una M al quadrato, Mangipinto Melli che si vanno a prendere gli applausi della Palavignola, i cori del manicomio accanito. Ancora al servizio Giulia Melli, ancora per il libero di Perugia e Marianna Mangipinto si abbassa per il 18° punto delle avversarie. Una grande reazione Ernesto della Volalto, un grande carattere, ci sta facendo vedere la vera forza, i veri valori di questa squadra. Sì, adesso anche perché eravamo sotto 13-16, c'è stato un break importante di 7 punti a 2, 8 punti a 2, visto che siamo 21-18 con Matuškova. Frigo al servizio, doppia di De Michelis. Adesso non ce l'hanno più fatto fare il countdown sui finali di set. Siamo 22-18 con il timeout di coach Bavari e quindi siamo meno 3 dalla vittoria del parziale. 30 secondi di recupero per le due squadre. Si ritorna in campo con Caserta che ha 4 punti da amministrare. Con al servizio la nostra Laura
Frigo. Passa Pietrelli. Perugia recupera un punto, ma adesso bisogna semplicemente guardare ai cambi palla. Punto a punto e si va a conquistare il set. Melli, Dalia, Cella, difesa di Perugia. Buono è l'intervento di Maggi Pinto. Melli, buono anche l'intervento del libero di Perugia. Si difende ancora, scambio molto lungo. Lo chiude! Così! Matuscola! E l'entusiasmo porta anche ad aprirsi di nuovo il bandierone del manicomio accanito. Con al servizio Matuscova, 23-19. Out questo attacco. E siamo, Alessia, meno uno. Ti lascio le ultime battute del set. Grazie Ernesto, che onore! Anche perché ci mancava da un po' questa emozione, quindi ce la godiamo ancora. Teresa Matuscova, servizio. Buona difesa di Perugia. Ed è punto proprio della Bartoccini. Contro break. Ma come spesso diciamo, il servizio dell'avversario è una possibilità di attacco, quindi concentrazione massima. Ancora 24-20. Giulia Melli con qualche difficoltà e la vuole chiudere proprio Teresa Matuscova, ma Perugia ci mette una pezza e riesce a difenderla con questa free ball. Eccezione di Vittoria Repice e Pudei! Finalmente 25-20. Sette del lavo l'alto e si resta in gara per conquistare anche il prossimo set, per andare al tie break e conquistare questa vittoria. Lavo l'alto la vuole, lavo l'alto ci spera, lo facciamo anche noi. Intanto ci fermiamo qualche minuto per riprendere un po' di voce e vi regaliamo un po' di pubblicità tra pochissimo.